Buongiorno a tutti, sono Gabriella Bosio della Trattoria al Porto di Clusane. Oggi ci accingiamo a preparare la tinca al forno con polenta. Quindi iniziamo con la preparazione della polenta. Abbiamo l'acqua già in ebollizione, ci aggiungiamo il sale e la farina e iniziamo a prepararla. E mentre la polenta sta cuocendo, noi prepariamo il ripieno per le tinche, quindi partiamo dalle spezie. Allora io ne preparo un quantitativo abbastanza grande, è chiaro che per una padella di tinche ne serve un cucchiaio, però così vi regolate più o meno delle proporzioni. Partiamo con la noce moscata, poi mettiamo la cannella, i chiodi di garofano e il pepe e le mescoliamo e con questo quantitativo si preparano circa 20 padelle di tinche. Okay. Adesso iniziamo a preparare il ripieno. Qui abbiamo del grana padano già grattugiato, aggiungiamo del pane grattugiato, la proporzione più o meno è metà e metà, quindi un po' di pane e un po' di formaggio. Il nostro ripieno è pronto. Prendo le tinche, ecco, qui abbiamo le tinche, sono già state pulite ed eviscerate. La difficoltà di questa ricetta sta proprio nella pulizia delle tinche, che vanno tagliate dalla parte della schiena e non dalla pancia, in modo che si estraggono tutte le interiora completamente e rimane questa sacca che si può riempire. Iniziamo a riempire le tinche. Non troppo, lasciando una tasca un pochino aperta, si dissolvono nella padella. Adesso mettiamo il burro, circa 300-350 grammi ogni padella di tinche, un goccino d'olio di oliva e le tinche sono pronte per essere infornate. Le lasciamo per circa un'ora e mezza in forno a 160 gradi. Prontissima, procediamo. Il piatto è finito, buon appetito a tutti dal ristorante al Porto di Clusane.